C'è ritardo. Te, l'ho chiodato. Il problema è che in diretta qui da noi non sta andando nulla. No, è perché se mando la diretta qui, se mando la diretta della musica. Ma noi mi siamo andati in diretta televisiva, no? Ho capito. I'm not afraid.
mancanza di questa connessione sarebbe stata percepita perlomeno dal mondo accademico, però che questo avrebbe avuto con tutta la ricaduta che poi ha avuto, no, anche perché all'epoca diciamo, la rete la vivevamo come uno strumento per gli scienziati, per la comunità scientifica, non pensavamo che si sarebbe poi espansa all'uso indifferenziato in tutto il mondo per tutti i tipi di applicazioni come adesso. Quella che fece allora, in quel 1986, fu un'operazione, oggi diremo, semplicissima, per l'epoca era una vera innovazione assoluta. Sì, come fu nel 1969 il primo pacchetto mandato su ARPANET negli Stati Uniti, che al primo tentativo non funzionò, la risposta arrivò a metà e poi dopo funzionò, una cosa molto, molto semplice che però se no c'è qui dentro, eh? Richiede il coordinamento di tante cose tra di loro. Però loro sentono le nostre risposte. Lei continuò a lavorare a Pisa, nei laboratori di Pisa dopo? Io continuai certo a lavorare a Pisa, e l'anno successivo, nell'87, mise in funzione il primo apparato, il primo computer che faceva la funzione di name server, che gestiva il dominio.it. E quindi in quel momento fu registrata l'Italia come appartenente di Internet. E in quel momento forse mi resi maggiormente conto che diciamo, avevamo aperto un'era nuova, insomma, l'Italia faceva parte a tutti gli effetti di una comunità mondiale di collaborazione e di comunicazione aperta tra tutti, insomma. È vero che lei scrisse anche un comunicato stampa per mettere in evidenza quello che avevate fatto, aveva l'indole del giornalista, però non è che fu molto considerato. 1, 2, 3 prova. Sì, beh, il comunicato lo scrivemmo a quattro mani con Luciano Lenzini e poi non servì a niente perché nessun giornale lo riprese. Al di là della notizia che diciamo all'epoca non era percepita come qualcosa di rivoluzionario, in quei giorni c'era stato pochi giorni prima il disastro di Chernobyl, quindi tutta la stampa era presa da questa notizia. Adesso cosa vorrebbe inventare 35 anni dopo? Qual è la nuova frontiera di internet e della rete? Ma la nuova frontiera è sicuramente l'internet delle cose, come si dice, la possibilità di avere in rete non soltanto le persone, i computer, ma tutti gli oggetti, sensori che consentono alla natura di far parte della rete. In alcune interviste lei ha fatto riferimento a quello che era il suo ideale della rete in quell'86, insomma, un ideale di un mondo libero dove tutti avrebbero potuto parlare, poi insomma abbiamo visto cosa è successo soprattutto negli ultimi anni, la rete è dominata da alcune aziende molto importanti. Beh, ci sono luci ed ombre, diciamo, in effetti ci sono dei rischi che i poteri forti diciamo riducano la portata di democratizzazione della rete. Però questa innegabilmente è stata un grande apporto all'umanità. Da Marina di Carrara a Livorno, ragazzi, arrivo da voi, ma subito a Cascina, Punto Radio, Luca Doni e Massimo Marini, con il nostro Alessandro Fiorentini che coordina la regia. Alfabeto Digitale è nato da voi, Luca. Sì, è nato da noi 39 puntate fa. 39 puntate fa è stata una vera e propria sfida che ci ha lanciato il professor La Forenza. Però intanto colgo l'occasione in partenza per ringraziare Telegranducato che si è aggiunto a questa sfida e ha voluto portare anche sugli schermi questa, qualcuno ha detto, ingegneria innovativa che è Alfabeto Digitale, il nostro maestro Manzi che sarebbe il professor La Forenza dell'era digitale.
È un progetto che speriamo possa avere ancora ulteriori gambe per camminare ancora a lungo. Massimo Marini. Sì, buonasera anche da parte mia, mi sento a casa in tutte e due le case, no? Ma sono a casa, ringrazio anch'io ovviamente la proprietà, Antonello, Fabio e tutti gli altri che hanno reso possibile intanto questa prima sorta di puntata zero. L'alfabeto digitale è nato tanti mesi fa da una chiacchierata che facemmo io e il professor La Forenza, ma perché non provare a fare qualcosa del genere? Effettivamente credo che i risultati che sono stati ottenuti in termini di consensi, ma soprattutto di ascolti, di partecipazioni, meritano un proscenio ancora più alto, ancora più importante, sperando che anche le istituzioni regionali e non solo entrino in questo progetto che secondo me è una logica proprio oggi, e da Punto Radio, da Granducato, questa sinergia assoluta fra due media che possa in qualche maniera dare anche un messaggio direi innovativo, culturale, informativo, di educativo, e credo che questo sia un messaggio straordinario in un momento del genere che vive il nostro paese e la nostra società, Antonello. E voglio aggiungere, come dice il professor La Forenza, è un programma di cultura digitale, non banalizzare quello che è il mondo digitale, ma al tempo stesso cercare di dare informazioni. Qualche domanda particolare che è emersa in questo ciclo di alfabeto digitale, per ora fatto alla radio, appunto radio, qualche cosa simpatica magari per introdurre una discussione, perché poi nella seconda parte La Forenza ci dirà tutto, assolutamente tutto sul nostro telefonino. Ma di particolarità ce ne sarebbero tante, dalla presenza e dalla lezione che ci ha lasciato poco tempo fa il professor Paolo Dario. Sì, Paolo Dario, ma poi le curiosità, Antonello, Mimmo lo sa perché è protagonista di questo, e i Siri, cioè quando venne qui e insegnò come usare e come usare appunto il telefonino, lo smartphone, la signora Maria che non capiva termini e terminologie che poi sono state spiegate in termini molto semplici come capace uso fare il professore La Forenza, insomma tanta gente che non conosceva le dinamiche, tanta gente che non conosceva addirittura cosa aveva in mano, dalla serie anche mamma cosa farò da grande e quant'altro, credo che sia un messaggio straordinario. Io sono orgoglioso di aver contribuito in piccola parte a rendere utile e soprattutto pubblico questo messaggio e questo percorso, veramente, perché oggi come oggi credo che ci sia bisogno anche di cultura, cultura digitale, e il meglio del meglio ce l'abbiamo noi, caro Antonello, che si chiama professor Domenico La Forenza. Ed è qui con noi in studio, in questa occasione tornerà poi per Alfabeto Digitale in TV, in sinergia anche con voi, state lì che torno da voi tra pochissimo, i ragazzi ve li presento, intanto sono Giulia Busoni, Irene Chimenti, Alessio Magri, Diego Giannetti, Alessio Tempestini, Tommaso Tonarini, ciao a tutti, c'è Gabriele Volpi, lungimirante professore che fonde informatica e robotica, come ci raccontano loro i ragazzi? Noi studiamo robotica, ma lì si presenta anche l'indirizzo di informatica. Nel nostro indirizzo studiamo come programmare e costruire robot, come ad esempio i progetti che facciamo in terza con Zoom Robot e in quarta con il Lifeball 2, e in cui poi ci sfidiamo con le scuole di altre regioni e in delle gare. Ed è interessante? Sì, per chi è interessato all'ambito come me, molto interessante, può dare anche già una preparazione importante per il futuro e per l'università. Sinceramente nella mia esperienza qui a Lico mi sono trovata molto bene, nonostante in classe fossimo soltanto due ragazze, ecco, questo non è limitante. Per niente. Tu sapevi che internet è nato esattamente 37 anni fa a Pisa? Sì, avevamo fatto soprattutto in prima e in seconda, avevamo affrontato la storia dell'internet, quindi sì. E inizialmente è nato in ambito militare, per le comunicazioni in ambito militare. Cosa ricordi del tuo primo computer, della tua prima esperienza in rete su internet? Sì, la mia prima esperienza in rete, ricordo a dire la verità, un po' perché ero molto piccolo, ma comunque già al tempo ho potuto apprezzare le enormi potenzialità che il mondo di internet offre, e soprattutto oggi poi ne capisco ancora di più i meccanismi e
Madonna. Sì, e anche tutti gli ambiti di ricerca che permette di esplorare, la conoscenza che permette di avere, che un tempo non era possibile. Tutti noi utilizziamo soprattutto il telefono, che non è più il telefono di una volta, non serve solo per telefonare come interfaccia per la rete, è un grande cambiamento questo degli ultimi anni. Sì, il telefono negli ultimi anni ha portato internet, le potenzialità dei computer nelle tasche delle persone, e questo può essere un fattore molto importante nella vita di chiunque, perché in qualsiasi momento ci si trovi, ovunque ci si trovi, abbiamo la possibilità di fare un controllo della grandissima enciclopedia di internet e poter trovare tutte le informazioni che ci servono, e anche poter comunicare con chiunque da qualsiasi parte del mondo. Sicuramente il mio percorso futuro sarà sempre incentrato su queste materie, in quanto sono fortemente affascinata. Spero comunque, in quanto sono una donna, di molto varie difficoltà in questo campo, che nella storia, diciamo, è sempre stato più identificato sul sesso maschile. Io ho grandi aspettative, tante ambizioni, speriamo bene. Informatica e robotica, un bel binomio quello che state studiando. Sì, è un ottimo binomio anche per la prospettiva delle intelligenze artificiali, dove appunto le grandi banche dati, grazie alla rete di internet, sono collegate alle memorie dei robot in maniera tale da permettere appunto un'intelligenza artificiale. Con la mia esperienza qui a Lipi ho potuto appunto provare e sperimentare nuove tecnologie, essere al corrente, ad esempio possiamo fare un esempio con le stampanti 3D che qua sono arrivate inizialmente subito, con le prime esperienze appunto dopo che realizzare qui a scuola nuove tecnologie. Come appunto dicevamo, sì, infatti Lipi possiamo dire è stato all'avanguardia anche in passato, infatti come ha detto benissimo lei, abbiamo avuto qua i primi computer appunto a disposizione per l'umanità. Beh, sicuramente molto interessante quello che stanno facendo questi ragazzi, li ritroveremo più tardi, hanno anche le idee chiare per il loro futuro, senza informatica, senza robotica, senza le discipline applicate, diciamo. Sì, sono pronto, mi sentite? Perfettamente le idee. Mi sentite bene qui da Punto Radio in diretta per Alfabeto Digitale? Pronto, prova, 1, 2. Le materie chiamate STEM, scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche, matematiche. Sì. Eccetera. Pronto, pronto, da Punto Radio e collegamento con il governo. Non è che noi dobbiamo togliere il resto, abbiamo molto bisogno di materie umanistiche, tantissimo bisogno. Avere persone preparate in questo settore è fondamentale per preservare la nostra cultura, la nostra storia. Ma attenzione, gli aspetti legati alla geopolitica mondiale, all'esistenza in vita di un prodotto interno lordo italiano che va a certi livelli, eccetera, è legato alle materie STEM. Perché le materie STEM permettono di formare ingegneri, informatici. Siamo indietro in Italia? Siamo indietro in Italia. Perché? Perché abbiamo dei numeri. Abbiamo perso quel primato di 35 anni fa? No, il primato, a parte che 35 anni fa quel primato non c'era. Però eravamo quarti in Europa. Sì, eravamo quarti in Europa, ma quanto tempo ci abbiamo messo per diventare quarti in Europa? Questo lo spiegherà il professor Benzini molto bene. Cioè noi facevamo le reti al CNR, il professor Benzini disegnava, progettava, già dal 1973. In realtà il primo ping è arrivato nel 1986, anni dopo. E c'era a chiederci perché, ma questo ce lo spiegherà il professor Benzini. Ma tornando alla sua corretta domanda, noi oggi a livello statistico, rispetto ai laureati nelle materie scientifiche, rispetto a medie europee di 41-42%, noi siamo al 27%, pochissimo, abbiamo bisogno di cooperare. Poi c'è il fattore femminile, fondamentale, abbiamo una risorsa importantissima, tra l'altro molto solida dal punto di vista cognitivo, per natura, che sono le donne, che non vengono utilizzate. Irene e Giulia, fate in avanti, sono all'ascolto sicuramente, ancora le donne quindi possono fare. Devono continuare, devono insistere in quella direzione. C'è Ciuoffo che ci sta aspettando, prima però Luca e Massimo da Punto Radio Cascina, avete sentito questi ragazzi comunque in ogni parte della Toscana, chi ci sta seguendo, i più giovani,
probabilmente hanno nella testa che le professioni del futuro passano anche dall'informatica, da quello che un po' accade 35 anni fa, no? Assolutamente sì, Antonello, l'abbiamo percepito anche durante le trasmissioni che abbiamo fatto qui alla radio col professor La Forenza, ma anche con Aula 40 negli anni precedenti. C'è proprio questa voglia, questa sensazione, addirittura le scuole che partecipavano a queste trasmissioni erano qualche volta impreparate, ma la maggior parte delle volte preparate per capire che questa è un'opportunità anche da un punto di vista professionale, non solo educativo, non solo informativo. Credo che il messaggio che arriva, secondo me, non faccio un discorso pro domo nostra, da una trasmissione del genere, il merito è di chi l'ha creata, l'ha inventata e l'ha resa possibile in termini televisivi e radiofonici, visibili e ascoltabili. Credo che sia una grande opportunità che nessuno può perdersi, mi sto riferendo anche ovviamente a chi ha le deleghe in regione, ma anche ai comuni, ma anche alle province. Cioè, questa è una straordinaria opportunità che parte dal Granducato, da Punto Radio, da Mimmo La Forenza, da me e da Luca. Credo che non vada persa, vada implementata, bisogna crederci senza farsi scoraggiare magari da qualche idiosincrasia o da qualche situazione anche formale e burocratica, perché questa è una grande opportunità per tutti, anche per le nuove generazioni. Soprattutto per le nuove generazioni. E allora, soprattutto Cioffo, prego Luca. No, soprattutto per le nuove generazioni, la rubrica che abbiamo Ma cosa farò da grande, che è stata inserita da poco tempo, e lo diceva qua Di Benedetto, il presidente del Polo Tecnologico di Navacchio, bisogna trapassare anche in Regione Toscana da pensare di fare formazione per l'industria manifatturiera alla digitalizzazione della nostra regione, a formare una manifattura digitale, e quindi giovani che hanno possibilità in questi campi, sono tantissimi. La Forenza lo sa bene, nel campo per esempio dei big data, della security, del cyber sicurezza, c'è un mondo aperto di lavoro. Cosa sta facendo allora Assessore Cioffo in questa direzione la Regione Toscana, la Giunta di cui lei fa parte, insomma, che è nata nell'ottobre scorso? Buongiorno, sì, innanzitutto la Regione Toscana per la prima volta in questa legislatura istituito un assessorato, una delega specifica alle infrastrutture digitali, riconoscendo in questo la rilevanza, c'è un break necessario e la sua specificità. Poi iniziamo a presentare lo smartphone al sistema economico toscano, e così tengo in linea anche la radio, rispetto ad aspetti sostanziali della struttura sociale. Senti, della loro televisione si sente bene, poi. E pone al centro una nuova progettualità che dovrebbe intercettare delle dirette, sì. Di Antonello? Progettualità rilevante. Ditele a Alessandro, che lo dica la regia. Diglielo. Le prime formulazioni che stiamo vedendo del PNRR. È accettabile l'idea? L'orientamento che stiamo assumendo. Sì, ma io c'ho lui per il suo parla. È da scommettere. Allora, siamo la scala. Ora ci sento. C'è quella spinta, quella dell'Europa, c'è anche la spinta obiettiva della necessità in cui ci siamo trovati a causa della pandemia. Insomma, combinando le due cose può davvero cambiare l'Italia, la Toscana, da questo punto di vista. Ma dobbiamo farlo, non è che abbiamo la scelta, in realtà non è un'opzione. O si innova e si cresce, non abbiamo futuro in una civiltà che sta diventando sempre più tecnologica. Invece hanno detto in televisione è l'opposto, mi dicono. Capacità di lavorare, operare. Sì, siamo sempre dal Punto Radio in collegamento con il Telegram di casa. Non è possibile un mondo competitivo non innovare. Ed è questa la scommessa. Molti leggono come una scommessa risolvibile in tecnologie nuove. Io aggiungo che le tecnologie sono un passo essenziale, ma sono lo strumento. Quello che è essenziale è la
ad alto livello, poi andremo più avanti. Che non possono essere delegate, o ti fermi ogni movimento e lui magari ti dice andiamo avanti. Esattamente. E poi vai avanti, andiamo, una cosa migliore. In diretta il problema è questo, questo. Di alto a specificare la gente magari mi accende, una volta si diceva il digital divide, ora probabilmente la divisione tra chi sa fare certe cose e chi no. Ma guardate, il digital divide sembra inutile, una cosa che tutto sommato può non riguardarci. E è nata la realtà misurabile di questi mesi. Pensate a ciò che è avvenuto nella didattica di attenzione, tra chi ha avuto il sì, chi ha avuto la connettività necessaria e chi non l'ha avuta. Praticamente alcuni sono andati a scuola e altri non ci sono andati. Pensate di ultimo al sistema sanitario, alle prenotazioni che per essere efficientate sono state sostanzialmente avviate online. Oggi vaccinate persone che erano pronte o sono state aiutate a prenotarsi, altre purtroppo sono rimaste indietro. La mancanza di connettività è oggi mancanza di diritti e, se vogliamo estendere questo concetto, la mancanza di connettività crea differenze, crea disparità. È questa la scommessa vera che la regione vuole cercare di intercettare e risolvere. Stessi diritti e stessa cittadinanza a tutti i toscani. Sottoscrivo pienamente, soprattutto quest'ultima frase, breve break pubblicitario, poi collegamento con gli studenti, la Forenza in studio, punto Radio Cascina e via Skype anche il professor Lenzini, tra pochissimo. Pronto? Ho visto un fermo immagine. Eccoci. Professor Lenzini, mi sente? Benissimo. Grande, ha sentito la trasmissione, l'ha vista per ora? No, va bene, poi la guarderà in replica. Attenzione, sì, ora siamo in diretta, c'è la pubblicità e poi tocca a noi. Lei rimanga lì, anche tanto poi ora il professor La Forenza spiegherà delle cose sul telefonino, io poi le faccio altre domande. Dipartimento Ingegneria dell'Informazione dell'Istituto CNUSCE del CNR, va bene? L'Università di Pisa. Dell'Università di Pisa. Ah, allora ha sbagliato la RAI sulla dicitura. Sono le 17 e 3 minuti. Il notiziario locale. La redazione giornalistica presenta Punto Radio News, l'informazione locale di Pisa e provincia.
so don't forget it. It's just a silly phase I'm going through. And just because I call you up, don't get me wrong, don't think you got it made. I'm not in love, no, no. Che sono impegnatissimi in questo ping pong tra una postazione e l'altra, ci sono Euro Rossi, Giovanni Pini, Alessandro Fiorentini, Punto Radio, sempre collegata con noi, e vi faremo sentire un pezzo della lezione, tra virgolette, di Domenico La Forenza sullo smartphone. Buonasera, benvenuto a un mito dell'informatica italiana, il professor Luciano Lenzini dell'Università di Pisa, del Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione, l'uomo che ha portato l'Italia in internet, è così? Ma in un certo senso sì, nel senso che diciamo questo fatto è accaduto alla fine degli anni, direi, 70, durante un incontro che io ho avuto alla University College of London con un personaggio che mi illustrò appunto la seconda installazione del nodo internet in Europa. La installazione del primo nodo internet avvenne per motivi geopolitici in Svezia. E da lui ho appreso in quel momento lì due cose importanti. Uno, che gli Stati Uniti stavano estendendo la sperimentazione di internet in Europa, e due, che erano alla ricerca di team particolarmente esperti in questo settore. E lei si tuffò al volo. Esatto, diciamo, e quindi Peter Kirsten, questa persona, mi disse: ma perché voi del CNUCE non vi collegate ad internet? Non presi per lì nessuna decisione, ovviamente, ma dopo averne parlato con le persone adeguate appunto in Italia, scrissi una lettera al direttore del dipartimento di questa sperimentazione Stati Uniti Europa, il quale rispose subito sì. Questo accadde nel 1980. E poi nell'86, come abbiamo visto, anche da chi materialmente fece quel click, quel ping, diciamo quel rimbalzo di linea, è successo tutto. Sono passati diversi anni, sottolineava La Forenza, e forse alludendo anche ai ritardi atavici della nostra ricerca in Italia. Si dice una cosa, si pensa una cosa bellissima come quella che ci ha detto, poi per realizzarla ci vuole tempo. Esatto, cioè in effetti noi potevamo essere in internet già nel 1980, perché appunto gli Stati Uniti già nel 1980 ci fornirono tutte le apparecchiature di loro competenza. Noi dovevamo però acquisirne altre, trovare degli accordi con la SIP, Telespazio e Italcable, cioè i gestori della telefonia appunto di quel tempo, e qui, qui si verificò una cosa appunto incredibile, nel senso che io iniziai questa discussione con loro nel 1980, però il contratto si chiude nell'agosto del 1984. Accidenti, perché questo, insomma, 4 anni per chiudere un contratto. Sì, no, ma la cosa si capisce, anche se non si giustifica, nel senso che al tempo i gestori delle telecomunicazioni facevano il loro core business con la voce, non interessava niente a loro la trasmissione dei dati, internet, eccetera. Cioè sì, questi erano dei progetti estremamente interessanti, ma confinati tutto sommato nell'ambito universitario, CNR, eccetera. Il loro business era la voce, quindi riunire intorno ad un tavolo amministratori delegati della SIP, Telespazio e Italcable fu un'impresa effettivamente titanica. Senta, professor Lenzini, le chiedo un po' di pazienza, stia con noi, perché La Forenza, che conosce molto meglio di me, che è qui con noi, potete salutarvi. Assolutamente sì, ciao Luciano, e grazie di essere con noi, ovviamente. E anche Punto Radio, a Punto Radio chiedo un po' di pazienza, Luca e Massimo, perché adesso entriamo nel vivo di come sarà poi Alfabeto Digitale in TV, riprendendo il format già avviato appunto a Punto Radio, scusate il gioco di parole, con una presentazione efficacissima del nostro telefono.
che non serve più solo per telefonare. Capita, a proposito, quello che diceva adesso Lenzini: una volta la SIP, la Telecom di allora, puntava solo alla voce, adesso ci sono mille gestori e puntano soprattutto ai dati. Prego, professore. Grazie, grazie. Questo ovviamente è uno scherzo, perché lo sapevate che con lo smartphone si può anche telefonare, è ovvio che è una provocazione, delle buone. E allora nel fare, nel preparare questa idea, che poi di fatto è il leitmotiv su cui si svilupperanno le prossime trasmissioni, andando in dettaglio su ciascuno sottosistema, attenzione, noi qua non faremo mai quello che io in maniera gergale chiamo lo smanettismo, cioè andare a pigiare tasti a destra e a manca, cambiare opzioni, perché cambiano queste cose ogni minuto. Quello che faremo è far capire l'insieme, il perché siamo arrivati a questo, e faremo capire poi gli aspetti buoni di questi strumenti e anche alcuni aspetti che sono il dark side. Poi arrivano anche le domande per lei, professore. Speriamo, vuol dire che qualcuno ci ha sentito. Allora, cominciamo subito con quello che io ho chiamato, come è fatto il telefonino, l'anatomia di uno smartphone, cioè come noi abbiamo l'anatomia corporea, le ossa, i muscoli. Come è fatto uno smartphone? Allora, lo smartphone, tutti gli smartphone che popolano l'universo mondo, se parliamo di qualcosa intorno ai 6 miliardi di oggetti. Uno a testa, più o meno, siamo 7 miliardi e 9, più o meno, si arriva a questo, anche se non tutti sono smartphone, alcuni sono solamente mobile, cioè cellulari di bassa generazione. Allora, tutti i sistemi che hanno dei computer a bordo, e il cellulare è un computer per assolutamente, hanno un processore, quindi possiamo andare sul processore e vedere che questo processore, a secondo dei costruttori, che sono a pieno pannaggio, degli asiatici, anche se ci sono ovviamente delle produzioni come la Qualcomm statunitense e così via, ma la maggior parte, Samsung, sono sudcoreani, Huawei, eccetera, fanno parte di quest'area del mondo che hanno delle enormi fabbriche dove costruiscono queste cose. Il processore, ovviamente, qui per esempio vedete anche il processore ultimo della Apple, che monta sugli ultimi sistemi, a 11, sistema 10, 11 e 12 della Apple, questo è il cuore pulsante di tutto quanto, e questo fa il costo anche di un telefonino. Assieme a questo, di cui poi parleremo con più dettaglio, il secondo elemento che contraddistingue tutto questo che vedete, il processore, si viene chiamato anche system on chip. La seconda parte è la memoria, che chiamiamo memoria centrale. La memoria centrale, di cui vediamo uno spaccato adesso, tipicamente questa memoria è chiamata anche memoria RAM, da random access memory, ma in dettaglio, è tipicamente intorno ai 4, 6, qualche volta 8 nei sistemi diciamo abbastanza ricchi, nei telefoni ricchi, nei smartphone ricchi, di gigabyte, cioè milioni di byte, milioni di caratteri di memoria. E ovviamente, siccome questa è piccolina, tra virgolette, per la maggior parte delle applicazioni, soprattutto quando si girano più applicazioni in quella tecnica che noi chiamiamo informatici il multitasking, cioè più applicazioni che girano contemporaneamente si scambiano informazioni, c'è bisogno di una memoria estesa che ovviamente è un po' più ricca e che va dai 64 ai 256 gigabyte. Quella che si inserisce nel telefono? No, questa è la memoria estesa, che può essere estesa, ma fa parte fondamentalmente del pacchetto processore memoria, d'accordo? Quella memoria invece estesa di cui parliamo dopo è un qualcosa quando non vi basta più lo spazio disco, per esempio, andiamo avanti per cortesia, con lo spazio di memorizzazione, le mie fotografie, andiamo sulla memoria ausiliaria, ecco, memoria ausiliaria, e io posso comprare memorie, sono tipicamente memorie, somigliano a schede di questo tipo, memoria a stato solido, dove le dimensioni sono molto maggiori. E non si possono mettere in tutti i telefoni. Non tutti i telefoni possono farlo, anche perché queste memorie raggiungono anche dimensioni a livello del terabyte, 2 terabyte, che sarebbero il terabyte 10 alla 12, sarebbero 1000 miliardi di giga, ci siamo. Quindi a questo punto voi capite benissimo che siamo oggetti molto ricchi. Andiamo avanti ancora. L'altro elemento importantissimo che noi dobbiamo considerare, avanti, grazie, è l'aspetto legato alla sensoristica. Il nostro smartphone contiene, a secondo del tipo, del costo, eccetera, almeno una dozzina di sensori molto importanti. Tra questi sensori, andiamo nei sensori, noi abbiamo per esempio tutto quello che riguarda l'aspetto ambientale, cioè cosa va a misurare il nostro smartphone intorno a noi, ne vedremo alcune. Per esempio prendiamo la temperatura,
O prendiamo il microfono che sente buono, o prendiamo la fotocamera, ma lo vediamo fra un attimo. Un altro aspetto sono quelli che sono i sensori di movimento. Quando io vado, andiamo su quelli ambientali, cominciamo subito, con quelli ambientali per piacere. Vedete, ce ne sono una valanga, si va dalla velocità alla prossimità, il termometro, il barometro, l'umidità, microfono, fotocamera, magnetometro, perché altrimenti se non ci fosse un magnetometro, l'applicazione, la bussola, come funzionerebbe mai? Questi sono pezzi hardware che sono già cablati all'interno, è un telefonino, tanti di più di questi GTA, tanto più è un telefonino invidiabile e utile per tutta una serie di applicazioni. Andiamo avanti ancora, fra i sensori, ora arriva il prossimo, ci sono quelli di movimento, facciamo vedere alcuni di questi, parlo sempre di alcuni, no? E fra questi per esempio l'accelerometro e il giroscopio. Cioè quando io cammino ho la possibilità di sapere quanti passi ho fatto, se sono andato in bicicletta e ho settato la mia applicazione salute, queste applicazioni funzionano perché c'è un accelerometro, perché c'è un giroscopio, ci sono degli oggetti hardware all'interno, dei sensori, che permettono a queste applicazioni di misurare in qualche maniera quanti passi abbiamo fatto. Sapendo il passo medio io so quanto tempo ho impiegato o quanto sono stato a girare. Sapendo anche quanto consumo in base alla mia altezza e peso, so anche quante calorie. Andiamo avanti, quelli di posizione, fondamentali, non perché gli altri non lo siano, ma quelli di posizione che andiamo a guardare adesso, per esempio riguardano tutto quello che riguarda il sapere questo mio oggetto, a che punto del globo si trova. Cioè, grazie per esempio a un sistema che si chiama Global Positioning System o GPS, conosciuto ormai da tutti, noi tutte le mappe, tutte le applicazioni che sfruttano le mappe o di attività di sicurezza del telefonino, è per se possibile sapere dove siamo. Questo ovviamente ha tutta una serie di impatti. Ma oltre al Global Positioning System o GPS c'è il Galileo, che è la risposta europea, c'è la risposta cinese e così via. Andiamo avanti ancora, quella poi che riguarda gli aspetti della comunicazione. La comunicazione, ovviamente il wifi, il near field communication, quando avvicino il telefono e pago qualcosa, il bluetooth e così via. Tutto di questo poi noi parleremo, perché andremo anche a raccontare perché questi oggetti sono importanti e qual è il loro futuro. E ci arriviamo tra un attimo. Io direi di chiedere a Lenzini una cosa abbastanza banale, ma lei si sarebbe immaginato che saremmo arrivati a questo punto, Lenzini, 35 anni fa? No, assolutissimamente no, non solo io, ma anche per esempio, non so, i padri di internet, Bob Canerg in Serp, non si immaginavano assolutissimamente che internet avrebbe conosciuto questa evoluzione. In questa evoluzione ha un posto enorme effettivamente lo smartphone che è stato introdotto nel 2007-2008, l'iPhone nel 2007, l'iPhone, sì, però in realtà il primo smartphone che pesava un'ora di Dio, eccetera, fu introdotto negli anni 73-83, dalla Motorola, ma pesava uno sbotto, ci volevano 10 ore per caricarlo, potevi pagare. Ma quello serviva per telefonare. Luca, Massimo, appunto radio, questi argomenti li avete già trattati, cosa è emerso che potreste ancora chiedere in televisione stavolta alla Forenza? Ditemi, io sono tutto orecchio. Cosa? I gigabyte sono miliardi. Giga, miliardi, 10 alla 9. 10 alla 9. E i terabyte sono 1.000 miliardi. Qual era il problema? Sì. Scusatemi, a questo punto qua non devo fare altro che alzarmi. Dopo circa 39 lezioni, un anno di lavoro, io ho formato questi due signori qua. Allora, ce la fate a stare ancora 5 minuti con noi? Luca e Massimo, vorrei sentire gli studenti, lo chiedo anche a Lenzini, a cui dirò poi di dare qualche consiglio ai più giovani. Gli studenti, sempre dell'ITIS Galilei di Livorno, del professor Volpi, cosa hanno in mente per il loro futuro legato proprio all'informatica e alla telematica? Brevissima clip.
spero di diventare un ingegnere elettronico e in futuro mi piacerebbe lavorare o nel campo della robotica o nel campo delle nanotecnologie o comunque in ambito, nell'ambito dell'intelligenza artificiale. Uno dei miei sogni sarebbe quello di poter entrare all'istituto, alla scuola di Sant'Anna, che è un polo rinomato in Italia e anche nel mondo dal punto di vista della ricerca, soprattutto in ambito robotico. E spero comunque di poter applicare tutte le conoscenze che ho imparato e di poter approfondire la breve percorso. Sì, anch'io, come diceva Irene, ho intenzione di continuare di studi proprio seguendo il percorso fatto finora, e sento proprio di andare all'università ingegneria elettronica e in futuro di poter entrare nel settore della robotica industriale e poter sperimentare le avanguardie della robotica. Allora, io il prossimo anno ho intenzione di continuare appunto gli studi che sto facendo ora lì, in particolare vorrei fare ingegneria biomedica e successivamente il mio sogno è quello di lavorare nell'ambito della ricerca del Mario Maria, che la tecnologia robotica. Questo è Mario, signor Maria. Ma in futuro sarò un imprenditore in ingegnere spaziale che lavorerà nell'ambito dello spazio e dell'esplorazione dell'universo. Io dopo l'università il mio sogno sarebbe di poter diventare un imprenditore non per forza nell'ambito robotico ma sicuramente nell'ambito tecnologico a livello mondiale. Io credo che nel mio futuro per un po' seguirò allora la strada di Alessio perché andrò a studiare all'università ingegneria fisica, la quale può aprire un mondo di possibilità, ma credo che le mie applicazioni future saranno comunque nell'ambito spaziale, anche coinvolgendo la robotica e l'elettronica. Quindi sicuramente quello che sto studiando adesso mi tornerà molto utile. Beh, è molto chiaro, il professor Lenzini, chissà quanti giovani, giovanissimi ha incontrato in tutti questi anni, cosa dice loro per il loro futuro, per dare un consiglio? Ma diciamo, gli interessi che hanno mostrato sono sicuramente degli interessi estremamente validi. Tutti questi vengono sviluppati ampiamente all'Università di Pisa, per esempio al Dipartimento di Ingegneria Informatica, ma anche al Dipartimento di Informatica. Quindi non c'è bisogno di spostarsi, a volte si dice si va a studiare fuori, se uno sta in Toscana, ci seguono da tutta la Toscana, beh, Pisa è un polo ancora oggi di riferimento. No, secondo me sì, ma non secondo me, anche secondo diciamo quella che è l'opinione internazionale appunto sull'Università di Pisa. La scuola di ingegneria, di fisica e di matematica, io parlo naturalmente delle cose che conosco, sono sicuramente nei primi posti nelle graduatorie mondiali, insomma, del ranking universitario. Naturalmente gli studenti in questo momento, cioè quelli che hanno parlato, hanno una certa visibilità appunto dell'informatica, in funzione, diciamo così, dei corsi che vengono loro impartiti all'istituto tecnico. Andando all'università entreranno in contatto appunto con altre realtà tipo il networking, ad esempio, tipo il quantum e tanti altri settori, per cui con molta probabilità, almeno a me è accaduto così, insomma, uno parte con un'idea, poi ne studia un'altra e poi quando va a lavorare fa un'altra cosa ancora. E l'alfabeto digitale in TV metterà sempre in contatto la Forenza, il professor La Forenza, con gli studenti. Punto Radio, ce la facciamo a seguire insieme a voi anche la seconda parte di questa mini lezione. Lei Lenzini sia lì, che ho tante cose da chiedere ancora. La seconda parte della lezione di La Forenza sullo smartphone, lezione, forse è sbagliato, ma insomma, spiegazione. Dobbiamo decidere, ci potrebbe essere anche la bocciatura. Allora, il nostro Euro Rossi alla console probabilmente può...
può far partire, poi ci sono domande anche interessanti anche degli stessi ragazzi, possiamo partire con... Sì. Lenzini con la Forenza. Va bene. Allora, per quello che mi riguarda, lo sai benissimo, diciamo, finito un'attività frenetica di attività al CNR, ente a cui io devo tutto della mia vita, o come all'Università di Pisa ovviamente, adesso mi dedico in maniera assolutamente, diciamo, gratuita alla divulgazione scientifica sul digitale. Mi diverto, un legame col CNR. Sono sempre associato emerito del CNR, l'etichetta c'è sempre. Sarà indelebile, ma quello che mi diverte continuerò a farlo in questo modo, finché ci divertiamo e soprattutto finché sarà utile. Lenzini, lei cosa vorrebbe scoprire da grande ora? Ma io devo dire, insomma, che sono andato in pensione nel 2014 e da quel momento mi sono dedicato completamente ai calcolatori quantistici e all'internet quantistico. Quindi io studio queste cose, diciamo, continuo a fare ricerca collaborando naturalmente con l'università e con il CNR, mi sto divertendo moltissimo, anzi, non dovendo più partecipare a tutta una serie di riunioni, diciamo così, noiose, tra virgolette, riesco effettivamente a studiare con la calma necessaria e pur avendo un'età piuttosto avanzata riesco a produrre ancora i beni. Tra un po' sarà collegato con noi anche Marcello Marziali, alias Gino Rimediotti dei delitti del Barlume, che è il nonno internet, insomma. Sì, aspetta però, perché vorrei far spiegare la seconda parte del telefonino alla Forenza, altrimenti va bene Massimo? Ok, dimmi Massimo. No, ne penso tutto il bene possibile. Mimmo La Forenza, l'amico mio, lo sa perfettamente, insomma. Secondo me l'opera, le lezioni di Mimmo sono estremamente chiare, riescono appunto ad arrivare al nocciolo della questione utilizzando un linguaggio semplice che può essere capito da moltissime persone. Quindi l'opera è meritoria. Come gli ho detto varie volte, mi ricorda un attimino l'opera svolta dal maestro Manghi ai tempi, diciamo, in cui io ero ragazzo. È quello che diceva un po' anche l'assessore prima. Allora, Eugenio Rossi, partiamo con la seconda parte della spiegazione di La Forenza, che poi ci sono tutte le domande. Prego. Ecco, abbiamo visto l'anatomia. A questo punto partiamo con la fisiologia, cioè quali sono le componenti di uno smartphone e come interagiscono fra loro. Allora, le componenti fondamentali sono l'elemento incredibilmente importante che si chiama software e che spesso viene sottovalutato. Software è il cuore di tutti i sistemi oggi esistenti. La complessità di scrivere software è molto più ampia di quella di scrivere hardware, basta saperlo. Quindi è più importante il software. È sicuramente molto molto importante il software. L'hardware è più facile, tra virgolette, ma ne avremo modo di parlare. Allora, noi abbiamo il primo approccio con qualsiasi strumento è quello del sistema operativo. Se non ci fosse il sistema operativo che ci protegge dal fatto di dover conoscere le tecnicalità, ci sono metafore, prendi drag and drop, prendi un documento, lo sposti nella immondizia, nel contenitore dell'immondizia. Diciamo, queste sono metafore che rendono la vita di chi usa uno strumento come lo smartphone molto più semplice. I sistemi operativi sono oggi fondamentalmente dominati dai sistemi di
sviluppo Google, e quindi parliamo di Android, la maggioranza dei telefoni, ora vediamo un attimo, e poi parliamo di iOS, cioè parliamo di Apple. Microsoft, dopo un tentativo di entrare in questo mercato, di fatto il 10 dicembre del 2019 ne è uscito sul mercato mobile. Esattamente. E qui fa vedere per esempio che Android l'ha fatta a leone, perché ha un, diciamo, un numero, uno share, una fetta di mercato intorno all'84,1%, mettiamo 84%, e iOS, quindi Apple, ha il 16%. Tutto il resto è noia, non c'è più nessuno. Quindi andiamo avanti ancora, questo per dire come siamo messi con i sistemi operativi. E non comunicano tra loro, sono cose diverse. No, ci sono delle forme di interoperabilità, però in realtà sono due oggetti concorrenti. Quando Steve Jobs nel 2007 lo fece apposta, tirò fuori l'iPhone, che ha rivoluzionato il mondo degli smartphone, di fatto nel 2008 è uscito Android, quindi c'è stata una corsa. E ovviamente poi ci sono le applicazioni di quelle che arrivano già native, già installate quando io acquisto il mio smartphone. Cioè non c'è bisogno di essere Domenico La Forenza, Luciano Lenzini, queste ci sono. Sono già lì e date di corredo. E poi tutto quello invece che questi mercati virtuali che si chiamano App Store, anche gli esterni, non necessariamente dei, assolutamente, però ci sono degli store, dei mercati molto più importanti, anche perché la credibilità, l'autorevolezza di un mercato porta a dire: se io metto il mio prodotto da vendere, la mia app, su quel mercato, è molto probabile che io riesca a venderla e a farci un business. E quindi abbiamo l'Apple Store di Google, del Google Play di Google, l'Apple Store di Apple, e così via. Samsung, abbiamo Huawei, eccetera. Se poi andiamo a vedere la pletora delle applicazioni, è impressionante. Andiamo sulle app, per piacere. È impressionante perché dovete pensare che in questo momento, fra il mondo Android e il mondo iOS, la somma di questi oggetti in termini di applicazioni fa circa 2.7 milioni di applicazioni sul mercato Google e 1.8 milioni di applicazioni sul mercato, quindi si arriva, diciamo, se sommiamo 7-8 siamo arrivati a 4.5, diciamo, se rassentiamo i 5, il numero di applicazioni, i 5 milioni di applicazioni diverse una dall'altra, poi ci possono essere, certo, delle similitudini, eccetera eccetera. Ovviamente le applicazioni vanno avanti, non abbiamo tempo, immagino, di fermarci su tutto, perché ci sono applicazioni per comunicare, ci sono applicazioni tipo per le impostazioni classiche, oppure quelle che si chiamano utilità, per esempio lasciare un memo vocale, la calcolatrice, un promemoria, il calendario, l'orologio, tutta roba che ci serve per prenotare. Queste sono molto usate. Sono molto usate, sono roba di ormai uso comune. Ancora andiamo avanti fra questa classificazione. Un'altra fondamentale enorme è quella della comunicazione, dove tu hai strumenti di vario genere, cioè la comunicazione punto a punto, come si dice, cioè mandare un messaggio, mandare un SMS, pagando l'SMS o non pagandolo, quindi pigliamo WhatsApp ad esempio, o almeno non pagandolo, diciamo, con i soldi, poi questo è un altro discorso che apriremo. E poi ci sono tutte le applicazioni Twitter, ovviamente, tutte quelle che servono in queste ore di social network, di videochiamate, la possibilità di fare videochiamate e fare Zoom, Google Meet, Zoom, ovviamente eccetera. Il Facebook della situazione, abbiamo tutto quello che riguarda Skype con cui siamo collegati oggi, eccetera. Di questo si potrebbe parlare anni, e ognuno di questi ha un suo mercato. Un mercato che va a intersecarsi, ma anche non. Ed è cresciuto esponenzialmente con la pandemia. Con la pandemia, eccetera. Andiamo avanti ancora. Questa è la comunicazione, è un mondo scoperto in parte da molti soltanto. E attenzione, che se noi, visto che parliamo e abbiamo il professor Lenzini, la fortuna di averlo con noi, voi dovete pensare che se non ci fosse stato internet, no, tutti questi discorsi non sarebbero stati possibili. E io mi permetto anche di dire che non sarebbero stati possibili se poi 30 anni dopo il primo ping del 69 di internet non ci fosse stato Tim Berners-Lee al CERN di Ginevra che avesse inventato il web. Perché il web è stato poi l'anticamera, sì, quella che si chiama, noi chiameremmo i tecnici, la killer application, cioè quella per cui tutto quello che è le autostrade create dagli scienziati come Vincent Cerf, Bob Kahn, Lenzini, eccetera, e tutto quello che poi tecnologicamente viene seguito, sopra queste autostrade bisogna farci camminare le macchine, quello è il web. A questo punto il browser, navigare sul web, i classici Chrome, Safari, Firefox, ma anche i classici Tor per andare a ispezionare in maniera che si parlerà
in posti dove non si deve andare o dove si può andare perché non è drammaticamente problematico andarci e neanche visitarli. Poi ci sono dei posti come per esempio quello che viene chiamato il dark web, dove i ragazzi che mi sentono, chiunque mi sente, io suggerisco di non andare mai, e così via. Poi andiamo avanti ancora, poi parleremo di queste cose in dettaglio, andiamo avanti ancora con questa, ecco, questa per esempio è le mappe. E le mappe si va dalle classiche Google Maps, si va da Apple. Hanno superato le cartine di una volta. Ricordate quando si usciva una volta con queste cartine? Aspetta, io ho preso, era bellissimo, sentivo il profumo della pasta, ma in realtà qui avevi una visione più di insieme prima, però insomma. Sì, questo è vero, c'era anche la fantasia, questo un po' di diciamo il posizionamento satellitare del GPS, le mappe che sono dentro, l'intelligenza artificiale e tutto quello che riguarda i social, per esempio Waze. Io posso entrare in Waze, io sono in Waze, e se vedo un incidente per strada lo comunico. Attenzione, c'è traffico. Automaticamente c'è traffico, non passerai là, e lui elabora un algoritmo per evitare questo. Andiamo avanti ancora. E queste cose sono nuove per molti dei nostri telefoni. E questo ne parleremo di queste cose, ovviamente. Ancora andiamo avanti per far vedere la pletora enorme. Ecco, questo per esempio è il mondo del foto, video, audio. E chi non usa la telecamera per mandare questo? Questo è un mondo anche enorme. Noi prima della trasmissione. Ah, sì, fare anche dei botteri. Per rilanciare la torta, scusate che non l'ho detto, del nostro Fulvio di Lazzaro, perché l'ha disegnata lui. Prego. Andiamo avanti ancora, foto, video, audio è molto facile da comprendere. Certo, perché lo usiamo tutti. Usiamo tutti anche inconsciamente. Andiamo ancora avanti. Arriva la prossima. La prossima. Verità del telefonino. Ecco, questo è l'aspetto del telefonino come porta di accesso del cittadino a un mondo sempre più digitalizzato, sempre più a misura di cittadina e di cittadino. Quindi, per esempio, applicazioni come SPID, l'identità digitale, il sistema per l'identità digitale, fondamentale per entrare all'interno. Che ci serve anche per il cash. E ne parleremo, di questo ne parleremo. Certo. Oppure, per esempio, andare sul servizio sanitario toscano, in questo caso la Toscana. Immuni, vedo. Vedere, per esempio, Immuni, ecco, su questo si potrebbe discutere tanto. Certo. Poi la carta elettronica digitale, e accedere al sito delle entrate, ora siamo sotto il piazzone dei redditi, tra un po', ora riapre a maggio. Oppure andare all'ACI, il BOL, eccetera, oppure per esempio i sistemi delle poste. E su questo, diciamo, avremo molto da lavorare, però. Avremo monografia. Che è quello che è il compito di Cioffo, l'assessore. Sì, cioè, è in parte il compito di Cioffo, in parte il compito di far capire quanto importanti siano queste cose. Un'altra questione, non ci dimentichiamo, e questo fa parte anche del futuro, che questo arnese, per quanto bello, potente e intelligente sia, c'è un fatto, è piccolino. Quindi chi ha problemi visivi, eccetera, può o utilizzare la voce, quindi utilizzare tutto l'aspetto dell'intelligenza artificiale che permette di fare domande, c'è una simpatica presentazione che farò vedere io nelle prossime puntate, e così via, però in realtà è limitato nella sua vita. Per molti anziani poi il problema è quello del touch, psicologico. Touch, sì, è psicologico e anche fisico, che c'è un ritardo nel momento in cui tu vai a toccare Per un bambino probabilmente viene come... I bambini è naturale, come per noi la bicicletta rispetto ai nostri nonni. Ultima questione, andiamo avanti, poi se mai possiamo... Andiamo avanti per cortesia. Arriva subito dalla regia l'input, eccolo. Ecco, e poi ci sono tutte quelle attività di utilità che ho chiamato io, che sono per esempio quando i nostri dati non riescono più a stare nel telefonino. Dove vanno a finire? Posso utilizzarli, fare il dump, il restore, se il telefonino mi è andato in crescita, cioè, si è rotto, eccetera. Grazie alla nuvola. Allora la nuvola è il cloud. Ma cos'è il cloud? Di questo parleremo ancora ad alfabeto digitale. È sicuro il cloud? Il cloud è tecnologicamente sicuro, ma dal punto di vista della sicurezza intesa come la possibilità che qualcuno possa entrare in un cloud gestito anche da grandi aziende e avere la certezza matematica, questo, chiunque dice una cosa di questo genere, che sia sicuro, è un bugiardo. Mario e Maria, avete domande da fare su questo? Naturalmente dico a Luca Doni e Massimo Marino. Siamo qua, siamo qua. Domenico La Forenza? Ma io mi sono... una domanda. Aspetta, che... Sentiamo. Ci sentite, Antonello? Sì? Perfetto. Allora, una domanda che riguarda uno degli argomenti che ha trattato anche il professor La Forenza, è quello dell'uso di una batteria, che ancora sono batterie che nel tempo si sono evolute, ma che hanno un po' di limiti, soprattutto per l'utilizzo, come si chiama, il litio o qualcosa del genere. C'è la possibilità che in un prossimo futuro ci si affranchi da batterie che, anche se nel tempo hanno avuto un'evoluzione positiva, più lunga durata e quant'altro, ma che utilizzano un po' una tecnologia, secondo me, o mi sbaglio, un po' datata?
Allora rispondo velocissimamente. Mentre possiamo andare avanti. Sì, se andiamo avanti così faccio vedere, andiamo avanti ancora, questi sono tutti gli aspetti ludici, l'uso di Netflix, Spotify. Ma intanto rispondiamo. Allora, la risposta è all'interno della prossima slide ancora, vai avanti per cortesia, perché c'è l'aspetto futuro di cosa fa, di come sarà fatto un cellulare, che tocca ovviamente, vai avanti ancora in velocità per cortesia, fino a ottenere la parte che si chiama, ecco, questa è la parte a cui dedicheremo tantissima attenzione, la salute e il benessere, ma rispondo al signor Mario, che è il dottor Doni, Luca Doni. Allora, a un certo punto la questione legata alle batterie è uno degli elementi fondamentali di questo tipo di tecnologie, e anche perché si tratta di minerali molto molto particolari, e sono minerali che vanno a creare anche delle grandi problematiche di tipo geopolitico, andando a scavare ambientali enormi. Quindi la risposta è, la batteria è sicuramente un fatto importante, quello che si cerca di mitigare è fare in modo che oltre a batterie che durino di più, mantengono la carica di più, ci sia un qualcosa che permette di caricare in maniera più velocemente, e quindi la carica wireless per esempio. E quindi diciamo, l'aspetto futuribile di cosa gli smartphone saranno, sicuramente ci sarà questo matrimonio di interesse fra uno smartphone e uno smartwatch, cioè l'orologio intelligente che portiamo. Perché? Perché l'orologio, essendo sul nostro polso, a contatto con la pelle, permette tutta una serie di cose molto belle, non ci lascia mai, l'elettrocardiogramma. Oppure per esempio la saturazione dell'ossigeno, oppure per esempio il livello glicemico anche di queste cose. Sono tutta roba in essere, e ovviamente poi c'è il mi piego ma non mi spezzo, cioè il telefonino che è piccolino, io posso utilizzarlo in maniera pieghevole, un po' ritornando all'antico, voi vi ricordate gli start-up, sì, eccetera, in qualche maniera pensare a dei mosaici che aumentano la dimensione del nostro telefonino, questa è anche una tendenza. Ovviamente come va questa tendenza? La tendenza sarà la possibilità di collegare un telefonino a un qualcosa che mi fa vedere in 3D, a livello di 3D, il mio ologramma. Mamma mia, incredibile. Ma ci stiamo arrivando. E poi andiamo avanti e abbiamo finito. Stanno già studiando le reti 6G. Sono già, sì, però ci vogliono una decina di anni. E quindi diciamo, dovendo guardare a attività, sicuramente batterie e a ricarica wireless, l'abbiamo già detto prima, più fotocamere, fino ad arrivare al limite fisico della visione dell'occhio, più fotocamere, più pixel, più elementi di immagine, e ciascuna con molti più pixel, e qui è importantissimo, tanta intelligenza artificiale, per capire il nostro linguaggio, sì, utilizzare, io l'altro giorno ero passeggiato per un bosco, a un certo punto dico, ma che albero è questo? Mi sono collegato a Google, ho scelto Lens, ho scattato una fotografia e mi hanno detto, questo è un tiglio del bla bla bla, e ha dato tutta la storia, cosa ripeto già oggi possibile. E magari calcola anche se c'è bisogno di portare l'ombrello o no. Luca Doni e Massimo Marini, io interromperei qui il collegamento con voi, ci ritroveremo nelle prossime puntate di Alfabeto Digitale in TV, grazie davvero, l'idea l'abbiamo coltivata e sta portando i suoi frutti anche in televisione. Grazie Luca, grazie Massimo. Grazie a voi. Luca, grazie Massimo. Buon lavoro e buon proseguimento. Buon lavoro e buona musica, io ho fatto radio prima di fare televisione, è bellissima la radio. Professor Lenzini, c'è sempre lei? Aspetta Antonello. Antonello. Allora io vorrei sentire Antonello. Marcello Marziali. Sì, Antonello, mi senti? Prego. No, volevo salutare a nome di tutti coloro che hanno reso possibile questo collegamento, ringraziando Alessandro Fiorentina, ringraziando anche il presidente Punto Radio Giacomo Morabito che ci ha sostenuto dall'inizio della puntata, perché la puntata zero con un collegamento così può anche nascondere qualche difficoltà, l'abbiamo superata, c'è grande attenzione, c'è grande interesse, e quindi andiamo avanti tutti insieme. E Lenzini sarà nostro ospite, lo svelo, anche nella rubrica Il Personaggio di Telegranducato prossimamente. Però Marcello Marziali è lì, ha fatto la parte di Gino Rimediotti, il nonno Salace, nei Delitti del Barlume, regia nelle ultime serie di Ron Johnson, regista pisano anglo-italiano. Insomma, molto bravo, ma Gino Rimediotti o Marcello Marziali è pratico di internet? Gino Rimediotti sì, perché ha sentito questa esigenza di aggiornarsi, specialmente attualmente diventa una necessità doversi aggiornare. Però io come Marcello Marziali sono rimasto legato ai vecchi tempi, che quando il telefono si usava giusto per chiamare e metterci in contatto con le persone, oppure
per poche altre cose, quando era all'inizio, quando sono usciti all'inizio, si poteva fare un messaggio, per esempio, oppure scrivere un qualcosa, fare un SMS praticamente. E quindi io sono rimasto legato un po' a quei tempi, non si sente? Ha dovuto imparare qualcosa di nuovo qui. Il signor Imediotti invece ha dovuto imparare qualcosa di nuovo, però diciamo l'ha reso. Era contentissimo. Perché all'inizio storpia, specialmente negli ultimi due avvenimenti, storpia le parole, intranet invece che internet, oppure like invece che link, capisci? Quindi tutta questa cosa, modo di esprimersi, di contattare con gli altri, ha suscitato una certa